Ma siamo a circa 125 miglia ancora da Cap Finisterre. Le condizioni non sono ideali, ovviamente, stiamo andando a motore e dato che ci siamo ritirati dalla tappa abbiamo la possibilità, diciamo, di usare almeno il motore nei momenti in cui non c'è vento, però il meteo non ci sta aiutando. Speriamo di avere un po' più di vento, soprattutto vicino alle coste portoghesi, che ci permetterà di macinare un po' di miglia più velocemente, poi arrivare a Gibilterra. Gibilterra dovrebbe essere molto forte con vento di prua. E poi ovviamente c'è il grande punto di domanda arrivando in Mediterraneo, che il Mediterraneo in estate non è mai una certezza, però ovviamente siamo motivati a cercare di arrivare a Genova in tempo perché vorremmo veramente partecipare alla import e vogliamo essere lì in tempo anche per celebrare con le nostre famiglie, a prescindere poi dal risultato anche della riparazione, che speriamo sia, diciamo, in nostro favore, però a prescindere è stata un'esperienza incredibile in questi mesi. Sempre bello celebrarlo in Italia. Regardless of how we arrive, what's it going to mean to you to sail in Genoa? Ah, per me è un momento abbastanza speciale, no? Quando hanno annunciato l'arrivo dell'Ocean Race in Italia, ovviamente è un momento speciale per me che sono italiana. Prima dell'incidente, ovviamente eravamo primi in classifica generale. Non c'è mai stato un italiano a vincere la regata prima d'ora, quindi sarebbe un grandissimo sogno che si realizza. Dobbiamo aspettare ovviamente ancora il risultato dell'udienza di riparazione, però a prescindere dal risultato arrivare in Italia è una grande emozione per me e speriamo, insomma, di sventolare un bel tricolore quando arriviamo al pontile, dove ci saranno le nostre famiglie, amici. È una grande festa per Genova, ovviamente, è una grande festa per tutta l'Italia.